Ma lei è un demon! Vedete la precisione! La precisione microchirurgica! Guardian ostile in campo! What's up guys, qui vostro Deikid, vi parla ragazzi, siamo trovati con un nuovo video. Signore miei, Lanzionalo! Oggi ragazzuoli, sono qui per portarvi la regina... La regina delle mitragliette. Tornando però a un punto molto fondamentale della settimana scorsa, ovvero la mira tattica. Il mio discorso semplicemente è stato, oltre ad aver confermato che la mira tattica è una roba fenomenale, quindi tra me e me ho pensato, perché non provarlo con la mitraglietta più forte del gioco? E il risultato, neanche a dirvelo, è stato qualcosa di eccezionale. Prima questione, tutuloni miei, è proprio lei, la MR9, molto bene, ovviamente biddata prettamente per l'hipfire, non per l'hipfire, per la postazione, la postura tattica, l'attack, stance. Difatti il risultato, ragazzi, è fenomenale, potentissima, precisissima, e poi sfruttiamo il movement dell'attack stance su un'arma che è relativamente lenta. Le due cose combinate insieme sono micidiali. Primo accessorio, impugnatura X-Tint per la postura tattica. Secondo accessorio, caricatorone, ovviamente da 50 colpi, che sennò che ve lo dico a fa. Impugnatura angolata Bruen Bastion, che boosta tantissimo la postura tattica. Ovviamente volata in dispositivo di eruzione, anche qua boost esorbitante per la l'attack stance. E ovviamente ciliegine sulla torta, laser cilindrico Verdant Hook, per non farci mancare nulla per quanto riguarda la taxtanche. Raga, c'è poco da dire, dovete provarla ovviamente solo in postura tattica, non dovete usarla normale questa, dovete usarla prettamente con l'arma in diagonale, se no non funge una build prettamente per usarla in diagonale, quindi... Provatela, ragazzi, perché è qualcosa di fenomenale, ve ne accorgerete fin da subito. E non ringraziatemi, raga, vi mando un bacio, un abbraccio, e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella, ragazzi! Zanzara ostile in funzione. Il nemico ha schierato un UAV di distanza. Perché... No, vero? Ma cross... Cross off, Mauri? Cross off? O perlomeno non ti becchi cheater. Meno quello, porco due ti... No, ma che mira! Nazionalo! Salve. Ah, non volevo provare la mossa finale. Devo ancora provarla. Il cross anche al frigorifero per onde evitare... Oh, bottino sfrenato, lo voglio! Bottino sfrenato. Cos'è che ho raccolto? Vabbè, ma raga, sto gioco è fatto male comunque, cioè. Io voglio fare una roba, mi fa l'esatto contrario, mi fa... Ma lei è un demon! Ma mica tanto, Kinder Movimento! A parte che c'ho un'arma, zio porco, che smarmella. Qua vozzo! Gas in avvicinamento. Vedete la precisione? La precisione microchirurgica! Guardian ostile in campo. Precisione microchirurgica. Filibustieri. Oh minchia, sono tornato in un panino, raga. Oh my goodness. Tac stance, raga, is the way. Is the real way, raga.
Certificazione nazionale, certificazione nazionale. Ma porco... Qua, questo qua mi segnala, mica se... La terza volta che lo killo, killo il movimento qua. Giuro, uno scandalo infinito questa cosa. È veramente uno scandalo. Ma perché ce l'ho normale? Ho toccato qualcosa. In movimento. No, raga, l'ho messa colpo singolo. Sto facendo un disastro. Ritorno non disponibile. La baulla spacca. Casse di scorte rifornite. Equipaggiatevi. Chiedo un UAV di disturbo. Mi devo lasciare cuore delle balle qua. UAV di disturbo blocca la ricognizione nemica. Che nome PS. Ostile in funzione. Quanti ne hanno sparati, raga? No, 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 raga. No, no. Comunque roba per rompere gli scoglioni su sto gioco ci devono essere, per forza. Eccolo, c'ha un head glitch. Te lo raccomando proprio. Io, quello è il re delle il re delle rocce. Beccati sta nades. Tre squadre rimaste nella zona di guerra, attenzione. Il nazionale ne chiude un'altra. Un'altra arma certificata MR9 Tac Stance.